Ecco, stasera abbiamo le cantine di Giuseppe Apicella di Tramonti. È una cantina che reputo una delle maggiori rappresentanze della tradizione costiera. Con uno dei prodotti di nicchia, la scippata, che io ho avuto modo di conoscere da già un decennio con degli ottimi risultati. Questa sera abbiamo appunto Prisco, che è il figlio del fondatore, che ha dato un grosso slancio alla cantina. Buonasera a tutti, ho colto con grandissimo onore l'invito di Bartolomeo e del suo staff, di Valentino, che conosco da tantissimo tempo e non potevo fare a meno di non essere presenti questa sera e soprattutto è anche un'occasione per presentare un po' al grande pubblico la nostra riserva Cippata 2017 che vino che produciamo dalle nostre vigne secolari di Tramonti, dalle nostre vigne prefillossera a base di tintore di Tramonti, ma soprattutto è un onore per noi oggi presentare l'annata 2017, che per noi rappresenta la nostra 40ª vendemmia. E come sapete, chi fa vino non conta gli anni, ma conta le vendemmie che passano nella cantina. Per cui oggi doppio onore. E spero che questo nettare di Bacco possa deliziare i vostri palati. Vi auguro quindi una buonissima serata, sempre in compagnia di Tarì Art Restaurant. Direttore, questa scippata ci sta dando grandi soddisfazioni, vero? Ci sta dando grandi soddisfazioni, è il lavoro degli avi che viene condensato in una bottiglia di vino e con grande onore posso dire che vince un po' premi in lungo e in largo in tutta Italia e anche all'estero, medaglie d'argento, medaglie d'oro, l'ultima abbiamo fatto i tre cornetti gold con la guida ICE della guida Campania. Quindi ci dà grandissime soddisfazioni e soprattutto io penso che sia un fiore all'occhiello della Costa d'Amalfi, DOC Costa d'Amalfi Tramonti.